Salute ancora con voi per parlare di salute, per fare informazione sanitaria, per fare anche della prevenzione. Ospite in studio è il dottor Stefano Cusinato, direttore della struttura complessa di nefrologia e dialisi dell'azienda sanitaria locale di Novara. Dottore, lei è già stato ospite delle nostre puntate Vi e ringrazio. grazie a lei e ci ha illustrato in modo molto chiaro alcune problematiche legate alle malattie renali, ma lei punta sempre molto l'attenzione sulla prevenzione. Nonostante questo, le malattie renali sono in aumento. Ma da che cosa dipende quindi l'incremento delle nefropatie? In realtà in Piemonte abbiamo visto che la prevalenza dei malati in dialisi si è stabilizzata e ha interrotto questo trend in progressiva crescita, e anche l'incidenza, ormai siamo sui 700-750 nuovi pazienti all'anno, quindi diciamo che negli ultimi anni si è un po' stabilizzata. Nel mondo, come in Italia, l'incidenza delle malattie renali riguarda 8-10 persone su 100, quindi l'8-10%. L'aumento è stato determinato soprattutto da due fattori in questi ultimi anni. Uno, che è un aumento legato all'allungamento della vita media degli italiani, ma anche della popolazione mondiale, e l'altro è all'adozione di scorretti stili di vita, che passano soprattutto attraverso un'alimentazione non sempre, diciamo, adeguata, e un incremento della sedentarietà, una riduzione delle attività sportive, in particolar modo anche nei ragazzi. Senta, ma nella comunicazione si parla spesso di feedback per capire se il messaggio che noi abbiamo mandato è stato recepito, è stato compreso. A questo punto a me una domanda sorge quasi spontanea, ma se vengono fatte tutte queste campagne di prevenzione, costantemente veniamo bombardati che bisogna fare più sport, bisogna mangiare sano, tutta una serie di motivazioni, quello che lei dice sembra che non abbia prodotto degli effetti, ma poi in realtà è proprio così. Io credo che gli effetti li abbia prodotti, soprattutto anche perché se noi siamo riusciti a contenere un certo tipo di patologia è anche grazie all'impegno di questi anni, ma io credo che proprio l'impegno in questi ultimi anni che tutti noi ci stiamo mettendo, come anche Società Italiana di Nefrologia, con il nostro presidente il professor Gesualdo, stiamo cercando di lanciare, stiamo lanciando una campagna, Scacco Matto al Rene Malato in Tre Mosse, che passa attraverso una prevenzione, una diagnosi precoce e una sensibilizzazione alla donazione d'organo. Tutti questi sforzi io credo che ci porteranno sicuramente negli anni a ridurre a questa incidenza di malattie renali. Diversamente, se noi non c'è da pensare il contrario, se noi non facessimo tutta questa campagna, non andessimo nelle scuole ad insegnare, non avessimo il feedback prima di tutto con i professori e con i docenti, non andassimo dai ragazzi ad insegnare l'importanza dell'adozione di corretti stili di vita, quanti casi in più potremmo avere nei prossimi anni? E questo è l'importante. E quindi noi dobbiamo assolutamente seminare oggi. Appunto, lei parla di seminare, quindi io adesso entrerei un po' nel concreto per capire anche cosa si fa in una realtà territoriale come può essere quella della provincia di Novara, in Sì. particolare di Borgomanero. Lei fa ormai da parecchi anni diverse iniziative di prevenzione, mi viene in mente, aspetti, il nefrologo sul territorio, a Nefrologo scuola della di scuola. salute, poi c'è questa, il Rene per amico, ci sono questi eventi che lei organizza con le scuole, ma anche per di intrattenimento, tra virgolette, chiamiamo musicale, ma con lo scopo anche di far conoscere alcune Bravissima, problematiche. proprio Realizza accentrato. dei video, so che ha realizzato un video qualche anno fa e adesso a breve ha presentato, presenterà questo nuovo video sui 30 anni dell'associazione. Allora, innanzitutto vorrei che entrassimo un po' più nel dettaglio di queste iniziative e poi perché. Beh, le Perché cosa la iniziative sono spinge a state fare tutte tante. queste cose? Beh, io credo che alla base ci sia l'amore per il mio lavoro, per la mia professione e per anche un settore in cui comunque i malati sono cronici, ci si affeziona e si vede che molte volte, oltre alla malattia, ci sono anche dei bisogni sociali a cui noi dobbiamo adempiere. Abbiamo creato una borsa alimentare per pazienti nefropatici, abbiamo creato delle borse lavoro per pazienti dializzati e trapiantati, e questo grazie alla tantissima sensibilità di imprenditori, enti no profit, fondazioni del nostro territorio. Quindi non è soltanto un lavoro mio, ma è un lavoro collettivo di tantissimi amici, di tantissima gente.
Perché? Ma perché credo che questi progetti siano comunque un po' la mission di tutti noi, investire soprattutto nei nostri ragazzi, come medici ma anche come genitori, insomma. E quindi abbiamo cercato adesso di far partire con un progetto importantissimo, Futuro in Salute, che con il direttore della pediatria, il dottor Reiting, e la dottoressa Milan del servizio SIAN, stiamo quindi il pediatra, la dietista e il nefrologo, stiamo cercando di fare questo, stiamo cercando di attuare, ma lo attueremo a brevissimo, partiremo a brevissimo, un progetto sostenuto da tutto l'Interclub di Borgomanero, quindi dagli enti no profit di Borgomanero, per circa 1100-1200 ragazzi, in cui vorremmo incidere, un progetto triennale, su due fattori importanti, alimentazione e stili di vita, e cercheremo con i docenti, insieme ai docenti, insieme ai ragazzi, con incontri anche con i genitori, di cercare di modificare delle abitudini di vita che consentano poi di avere dei ragazzi sani. Senta, un'altra curiosità, ma mia personale, l'iniziativa in nefrologo sul territorio l'ho vista perché per vari motivi ho avuto il piacere di vedere proprio all'azione i suoi infermieri, i suoi medici mentre misurano, cioè, e ho visto anche che la gente va. Innanzitutto quali sono i risultati derivanti da queste iniziative, ma poi non crede anche che in un periodo storico come il nostro di grande crisi e di grande anche difficoltà per alcune di curarsi, questi siano anche un modo per intercettare certi problemi? Io credo che la sanità oggi non debba essere relegata dietro a una scrivania di uno studio medico. Credo che questi messaggi possano essere promossi se diamo credibilità, quindi ci dobbiamo mettere in prima persona, su questo ci credo molto. Il fatto che noi andiamo nelle scuole, portiamo i testimonial, chi sono i nostri testimonial? Sono ragazzi o giovani come loro che hanno avuto un trapianto, fanno la dialisi, quindi diamo una concretezza. Se andiamo nelle piazze vuol dire che noi crediamo in questi messaggi, dobbiamo dare credibilità in quello che facciamo. Peraltro io ho un gruppo splendido che mi sostiene in tutti i giorni e quindi mi aiuta tantissimo in questi percorsi. Quindi andiamo nelle piazze a misurare le pressioni, a dare informazioni, a fare un prelievo della creatinina e quindi nell'ambito della giornata mondiale del rene. E ogni anno nelle tre piazze principali, nei giorni di mercato, siamo presenti, abbiamo mai raggiunto il 12° anno di presenza da quando è nata la giornata mondiale del rene praticamente, e continueremo a farlo perché ci crediamo. Il riscontro c'è, sì, soprattutto anche perché grazie a voi, grazie alle vostre trasmissioni, grazie ai mass media, queste ci danno l'opportunità di parlare di malattie renali, di parlare di prevenzione, di parlare di diagnosi precoce e di parlare, altra cosa importantissima, della donazione d'organo. Ma tra l'altro, se io vengo e faccio questo accertamento e lei riscontra che ci siano dei valori non a norma, non so come si possa dire, cosa succede? Voi avvertite il medico di famiglia? Assolutamente sì. Il primo passaggio è avvertire il medico di famiglia, che è il nostro diretto interlocutore, è il medico che con noi seguirà questi pazienti. E poi avvisiamo anche il paziente e si decide col medico di famiglia insieme di sottoporre il paziente o comunque il cittadino a un secondo step di esami molto più approfondito, in modo da naturalmente fare chiarezza su questo quindi quadro alterato. Quindi è estremamente alterato. Positivo, perché così si riescono a intercettare delle problematiche che magari una persona non sa neanche di avere. Sì, è molto positivo anche il feedback con i medici di medicina generale, che è estremamente fondamentale nella cura del paziente affetto da patologia renale. Allora, abbiamo parlato di varie iniziative, poi una cosa che mi ha colpito molto mentre lei parlava era, io lo ribadisco, il banco alimentare, che è una cosa molto particolare quello che fate voi, e la borsa lavoro, perché so che voi avete istituito delle borse lavoro per i pazienti dializzati, se non sbaglio anche qualche paziente è stato poi assunto definitivamente. Sì, hanno prorogato queste borse. Mi può dire? È un'iniziativa nata dalla necessità che molti pazienti venivano da me per chiedere se potevo aiutarli, non soltanto dal punto di vista clinico, che è la mission dei miei medici e dei miei infermieri, quindi noi siamo medici prima di tutto. Poi c'è quell'aspetto anche umano, e naturalmente a Borgomanero si rivolgono qualche volta anche al primario, manifestando le loro
esigenze che talvolta difficoltà economiche, perdono il lavoro, hanno i figli, e quindi abbiamo cercato di trovare una strada attraverso la cooperativa Loro Malgrado Tutto e attraverso la fondazione della comunità del Novarese e molti imprenditori. Abbiamo fatto un bando, abbiamo partecipato a questo bando, la fondazione ha dato l'altro 50% e abbiamo creato 6 borse lavoro. Da questi alcuni sono proseguite grazie naturalmente anche alla possibilità di avere lavoro per la cooperativa Loro Malgrado Tutto, alcuni pazienti vanno avanti, quindi stiamo fornendo delle borse lavoro a dei pazienti che avevano necessità, e quindi questo io lo ritengo molto molto importante. Allora, quello che a me colpisce molto è che, e purtroppo il tempo a disposizione, è che comunque lei ha una visione del malato olistica, cioè nel suo insieme. Il malato non è solo un numero, il malato non è solo malattia. Ma credo che i miei maestri mi abbiano insegnato che il malato, la frase più importante è non solo curare ma prendersi cura, che sono due concetti credo completamente differenti. Io credo che un nefrologo, come tutti i nefrologi in Italia, noi ci prendiamo veramente cura, perché il malato è proprio cronico e la maggior parte delle volte lo accompagniamo nell'inizio della malattia, nella terapia conservativa, poi lo accompagniamo nella terapia sostitutiva, che per i più fortunati è il trapianto, per quelli che invece devono passare dalla dialisi alla dialisi emodialisi peritoneale, poi nuovamente al trapianto, poi nuovamente alla dialisi. Proprio stanotte ero al telefono col professor Cantaluppi del centro trapianti di Novara per gestire un secondo trapianto a una giovane paziente. Queste sono le cose, insomma, che ci lasciano anche un po' qualche segno. Grazie dottore per essere stato con noi, ringrazio i nostri telespettatori per averci seguito e li invito alla prossima puntata. Grazie, arrivederci.